Race è una delle gare più famose del continente ovest. Si svolge a sud di Detroit 666, nel circuito dei Tar Bros. 26 km di polvere e sangue che attraversa città abbandonate, alture scoscese e tanti altri posticini carini dove non sarebbe consigliabile guidare. Per partecipare basta avere un veicolo e tanto fegato, perché non sempre perdere in questa gara coincide con uscire incolume da questa gara. Ma se sarete abbastanza abili di arrivare in fondo e per primi, fidatevi, ne sarà valsa la pena. Oh, se ne sarà valsa la pena! Allora ragazzi, è una giornata calda, soleggiata, come ce ne sono tante nel continente ovest. Alla fine il continente ovest è questo gigantesco deserto, quasi una gigantesca steppa dove, come voi ben sapete, la fanno da padrone la criminalità e la violenza. Non è caldo come la cresta arida, orrida del continente nord, però comunque non è un luogo fresco. Avete deciso di partecipare, voi quattro, per motivi che adesso mi spiegherete se volete, alla Tar Race, la gara appunto che viene nel continente ovest, nel circuito dei Tar Bros. È una gara molto difficile, violenta, anche se relativamente corta, ma sono 26 km belli intensi, dove tutto è concesso, quasi tutto. E voi non conoscete quali sono i premi per il primo arrivato. Solo i partecipanti alla festa, dei festeggiamenti dei primi arrivati, sanno cosa succede durante quei festeggiamenti. Ovviamente questo attira molte persone. Siete a quelli che potremmo definire dei box, ma tra molte virgolette, perché sono principalmente catapecchie dove questo bazar di macchine, piloti, anche semplici spettatori, con ovviamente il caratteristico caos del continente ovest. Ogni tanto vedete qualcuno che si prende a pugni, sentite ogni tanto qualche sparo, nel mentre vedete meccanici che sistemano le loro macchine. Vedete moto sulle quali vengono montati dei grossi mitragliatori, vedete ognuno dei partecipanti che saggia le proprie armi, e in tutto questo caos ci siete voi, con la vostra macchina, le vostre armi e la vostra speranza di vittoria. Dunque ragazzi, la gara deve ancora cominciare, avete ancora una mezz'oretta di tempo prima che i veicoli siano chiamati e siano posti sulla linea di partenza. Vogliamo descrivere la macchina? Descrivetemi chi siete, la macchina e perché siete qui. Allora, chi comincia? Se vogliamo descrivere prima di tutto la macchina, io direi di far partire il pilota, così diciamo un attimo le cose di base. Nilay, se ne sa qualcosa, un minimo di più di me su macchine, perché io andrei con la Panda e lo sapete, ed è una pessima idea. No, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, no. Allora, la macchina, la Piaggio credo non si consideri neanche auto, sono abbastanza... Beh, il tre ruote è della Piaggio. Sì, ma viene considerata auto o motociclo? Ma comunque... No, non è un'automobile, è un'altra categoria, sorvoliamo. La categoria schifo, ultra road. Comunque, la macchina me la sono immaginata come... quella che un tempo poteva essere una grossa muscle car, quindi magari una vecchia Mustang o qualcosa del genere, decisamente di cui rimane comunque sia non molto della scocca originale. Guarda Gabriele, poi con calma ti troverai la macchina, io con la magia del montaggio, ora... metterò l'immagine della macchina che secondo voi era un tempo la vostra macchina. Vedi di ricordare, ora non c'è niente. C'è un cazzo.
Quindi se, se non avete visto nulla, sapete che ce ne siamo dimenticati. Vai, vai. Quindi, ma, quindi magari con una con un portello di colore leggermente altro, ma comunque sia parecchio apparentemente parecchio malandata, sebbene a uno sguardo più attento sembri tenuta quanto meglio possibile, con quanta meno ruggine possibile, con quante meno botte sulla, sulla carrozzeria possibile. Quindi c'è, in una, da una scala da macchina utilizzata per schiantarsi contro un muro a macchina vera, si mette più o meno nel mezzo. Sulla parte frontale è stata apparentemente disegnata con un pennello, con qualunque, qualunque cosa, quella che sembra una grossa bocca, una grossa bocca quasi... Ripeti un attimo che ti hai laggato un attimino. Sulla parte frontale, lì dove sta la griglia del radiatore, praticamente, sembra essere stata disegnata una grossa bocca, sdentata, di colore molto acceso. Per il resto, il colore della macchina è un misto di polvere, tanta, 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 tanta polvere, quella che forse un tempo era vernice nera, ma nessuno ne è veramente sicuro. Cos'è un Impala sta macchina? Potrebbe essere un qualcosa simile all'Impala, me l'immaginavo più come una Mustang, però alla fine sempre quel che era un tempo una muscle car. Quindi comunque una macchina abbastanza voluminosa. Motore appare decisamente appare più voluminosa rispetto al normale, infatti come in mente a quello che appare nell'immagine di Roll20 si vede parte del motore che sembra non sembra fuoriuscire dalla macchina perché è troppo grosso per quello che è la squadra che era la scocca originale. Al posto della parte del tettuccio dei sedili anteriori c'è un grosso slargo, nel tettuccio dove è stato montato un cardine con sopra un grosso macinatore per quelli che stanno dietro. Tipo così, come sto facendo vedere su Roll20. Vabbè, vai, vai. Sì, tipo così. Su entrambe le fiancate è stato disegnato con un pennello un doppio zero. Non si, come numero. E questa è la boccaccia dell'Ovest. Perché boccaccia? Lo scoprirete quando scoprirete chi cazzo è Rusty, ma questo è un altro discorso. Almeno così me la sono immaginata la macchina. Se avete qualche appunto, prego. Ok, allora io a questo punto direi da iniziare, allora, innanzitutto a presentare il team partendo dal nostro ospite per questa mini sessione, suppongo sì, una mini campagna, ovvero il nostro caro Rob, il nostro caro Gorn, che spesso vedete nelle chat delle nostre live, ovvero il gemello di Christian, il gemello buono, ovvero il buon Ma Roberto. Vai tu sei un Roberto! ottimo moderatore nella chat, ecco. Buono è una menzogna, non esiste la bontà. Esiste soltanto chi vive che muore. È come l'indovinello della cosa della verità e quello della menzogna. In realtà stiamo entrambi mentendo, siamo entrambi malvagi, ma uno è più bravo e quindi fa finta di essere. Allora, Rob, io direi che ci inizi a raccontare del tuo personaggio e perché no, come ti sei unito a questa banda? Ok, allora, Whale Boy Wayman è un goria, quindi è questo grosso bastardo con un braccio ancora più grosso di quanto è grosso lui, non nel senso... Ricordiamo, i Golia sono una razza che viene introdotta nel manuale Schiavi delle Maree. Volete sapere di più sui Golia? Andatevi a comprare il cazzo di manuale. O Prego. recuperatevi un paio di B-shot di Blessed Land of Vai, vai, Rob. Ma dicevo,
se in Ungheria, dove non ha passato esattamente un'infanzia molto felice, anzi, lui viveva in questa piccola cittadina dove suo padre era uno dei pochi goria che riusciva a passare senza essere rispettato, diciamo, dalle persone, perché era riuscito a essere un dottore abbastanza bravo da guadagnarsi il rispetto della gente. La gente non lo insultava, perché tanto lui era quello che li ricuciva se si facevano male. Wilboy non ha avuto la stessa fortuna di suo padre, perché non aveva l'intelligenza di fare un dottore, non aveva il temperamento, la pazienza di fare altri mestieri. Quindi ha provato ad aiutare suo padre nei lavori alla sua clinica, diciamo, ma per qualche ragione che al tempo non sapeva, semplicemente sembrava che tutto gli sfuggisse di mano, i bisturi, tutti gli strumenti semplicemente gli cadevano di mano, tant'è che che la gente l'aveva cominciato a chiamare Wilboy Dita di Burro. E in generale spesso finiva col fare a botte con gruppi di anche cinque persone, semplicemente perché finivano con trattarlo male, perché sotto ogni aspetto Wilboy non stava riuscendo ad aiutare la comunità. Al che a un certo punto la cittadina semplicemente ha dato un ultimatum al padre di Wilbur: o se ne va lui o ve ne andate tutti. Non ve ne andate tutti. E quindi Wilbur è stato costretto ad abbandonare la città e a darsi alla vita da nomade, soprattutto facendo da guardia alle carovane, semplicemente perché è il modo più facile per viaggiare e fare i soldi se non sai fare un cazzo. Questo eventualmente, appunto, l'ha portato, probabilmente è stato proprio questo che eventualmente l'ha portato a incontrare il gruppo, e si vede che venendo a sapere di questa gara, di qualunque cosa ci sia in palio che ha molto valore, ha semplicemente detto ok, mi sta bene, e ha accettato semplicemente di partecipare a questa gara, perché chiunque si avvicina a loro ci pensa a Wilbur. Ok. Ricordiamo che Wilbur, essendo un Golia, non ha palpebre. Ha sempre gli occhi sbarrati. Ho sempre gli occhi spalancati che mi puntano e vi giuro. Perennemente. Ok. Allora, se roba ha finito, io passerei a il nostro buonale, il Doc Tokarev. Dunque, Doc Tokarev era un chirurgo del continente nord, attualmente. Veniva da una grande città, se non sbaglio, ma adesso si chiamava Atom, quella in cui si scaricasse, si trova il carbotone? Zeton, se non sbaglio. Zeton, la fauce nera, se dico. Zeton, sì, lui era nato e cresciuto a Zeton, come chirurgo. E già quando era apprendista aveva la fama di essere estremamente, come dire, impaziente di operare sui cadaveri. E anzi, sui cadaveri, sui pazienti. E poi sui cadaveri dei pazienti. Anzi, era molto entusiasta, ma anche fin troppo incoscienza si metteva a lavorare. Anzi, non era per niente paziente come persona. Di conseguenza, talmente era voglioso di sperimentare, di provare a esercitarsi, che spesso causava anche piccoli incidenti nella sua comunità per causare feriti e esercitarsi ancora di più. Madonna! Noi non lo sappiamo questo. No, lo sapete, infatti. Fin quando non riuscì a trovare alcuni vecchi romanzi e libri di medicina dell'epoca passata presso un archivista di passaggio, e cominciò a far fuggire in mente l'idea un po' pazza di rimettere insieme pezzi di essere umano morto, cadavere. Diciamo in primo luogo, il romanzo che gli capitò le mani fu il dottor Frankenstein, e ci furono alcuni romanzi e anche alcuni libri medici di anatomia e veterinaria per animali, riguardo le teorie della medica e degli impianti biomeccanici. Quindi lui provò un po' con una fantasia un po' pazza a mischiare i due e a attaccare pezzi di cadavere ai viventi per vedere se magari le cose funzionavano. La risposta era no. Non tantissimo, tant'è che questa cosa cominciò un po' a puzzare la comunità, lui decise di darsi le gambe e sopravvivere facendo un po' il dottore regolare, ma
sto sotto coltivando questa passione morbosa. Diciamo che cerca sempre di nascondere la sua vista, la sua faccia con una maschera antigas, perché non vuole mostrare il fatto che ha sempre una faccia contrita e con un ghigno morboso, dovunque vada. Quindi non vuole spaventare la gente, anche se già da come parla spaventa un po'. Ale, tu non hai preso la cosa che ti dà il ghigno, giusto? No, però è una cosa più un tic nervoso. Ce l'hai di natura, va bene, va bene. Esatto. Tipo, oh, no, 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 non ci sono scuse, lui è proprio così. Esatto. Ed è finito a fare un po' il medico per questo box, chiamiamolo, perché non c'era effettivamente niente di meglio come disponibile. Anzi, è un buon medico, francamente. È un ottimo doc. Il punto è che non tenti quasi mai a usare anestetici, quindi è molto doloroso quando opera. Però fa il suo lavoro. E ha inoltre visto che è molto bravo a lanciare cose, ha un sacco di esplosivi addosso. Perché è quel tipo di medico. Il famoso tipo di medico che lancia granate in giro. Bisogna buttare! Ok, allora io invece adesso presenterei una parte abbastanza importante di questa gara, ovvero il pilota Rusty. Rusty! Allora, il caro Rusty è una persona piuttosto particolare. Lui è nato nel continente est. È nato nel continente est. Da madre ignota, perché non l'ha mai saputo e mai gliene è fregato qualcosa, e padre anche lui meccanico. Col padre, infatti, sin dalla più tenera età ha viaggiato in giro a fare il meccanico itinerante, fondamentalmente. Quando era molto piccolo si riuscirono ad andarsene da quell'inferno di radiazioni e schifo del continente est per raggiungere l'inferno di piombo e deserto che è il continente ovest, però almeno ci sono meno radiazioni, più o meno, sempre dal punto di vista relativo. Più cresceva Rusty, più si appassionava ai motori, si appassionava al montare e smontare parti meccaniche, fino anche a smontare tranquillamente anche delle auto da solo. C'è solo un piccolo problema, che Rusty è una testa di cazzo, ma proprio una grossa testa di cazzo, perché più che riparare, lui ha sempre adorato guidare, tanto. Lui pensava di essere proprio nato e cresciuto per fare il pilota, per sfrecciare nel deserto con il bolide più potente che ci sia, in barba a tutto e a tutti, e fottersene di qualunque cosa. Era quel genere di bambino, insomma. Era quel genere di bambino che, per quanto abbastanza intelligente, rompeva il cazzo al padre. Ora, tira una volta e tira un'altra, a un certo punto, dopo l'ennesimo litigio, Rusty decide che è ora di proseguire il suo destino. Quindi lui e la sua adorabile mano sinistra, frutto del fatto che è nato nel continente est, e vedrete di che cosa sto parlando, decisero in un certo senso di andarsene. Ma mica se ne potevano andare a piedi. No, che fai, crepi se te ne vai a piedi. E quindi Rusty decise di fare, secondo lui, la cosa più intelligente che una persona potesse fare. Ripeto, è una testa di cazzo, quindi cercate di seguire il suo ragionamento. Piuttosto che a mettersi con una carovana mentre era in un insediamento, eccetera, eccetera, ha deciso bellamente di, durante la notte, mentre lui e il padre erano accampati con i loro veicoli, con la loro officina ambulante e la loro auto, decise appunto di rubare l'auto del padre, questa grossa muscle car pesantemente modificata dal padre, a cui il padre teneva tantissimo, e quindi per fargli anche praticamente uno sgarro, Rusty decide di prendere la macchina del padre e scapparsene via, potendogliela sotto il naso. E da quel momento vaga per le terre dell'Ovest,
con la boccaccia, con la sua macchina, la boccaccia dell'Ovest, per diventare sempre più bravo, sopravvivere, eccetera, eccetera, fino a quando non ha incontrato questo gruppo di Caballeros, non so in che situazione, e ha deciso che, sai che c'è, quasi quasi, siccome non sono da solo, si può provare a fare la gara più importante di tutto il continente. Quindi, armandosi di pazienza e di una mutazione che gli ha contratto la faccia come se avesse avuto un ictus, ha deciso di prendere la boccaccia dell'Ovest e andare a iscriversi alla TAR Race. E una volta che avranno vinto la TAR Race, potranno tutti quanti andare alla ricerca del One Piece. Esatto. Ma lo One Piece sono gli amici che ci siamo fatti con quella strada. E in quel momento Rusty si sparerà in testa. No, in realtà nel mondo di Nemesis One Piece è un vaso integro, è un pezzo. È un pezzo solo, è incredibile. poi arriva uno stronzetto in calzamaglia, orecchia a punta, gli tira una spadata e lo rompe e scappa. Ma comunque... Wow. Iona, chiamato anche il come cazzo spendo i miei soldi, perché questa campagna è di livello abbastanza alto, di sesto livello, quindi per correttezza ho dato ai ragazzi un po' di soldini da spendere come volevano. E con Iona è stato molto divertente, perché io ero veramente lo spacciatore di Christian. Senti, la vuoi una meridiana? No, Iona come spendo i miei soldi? E più che altro, Iona sì, ho l'idea di che cosa comprare. Ah, ma se invece compri questo... Lo sai, che tu lo dici ai tuoi insegnanti? Io sono un adulto responsabile. guarda sto petardo. Avevo un personaggio tatticamente preparato, ero fiducioso delle sue capacità, della sua utilità, e poi mi è uscito con una cosa a caso che però mi ha spinto verso il lato oscuro. E per il io, è la stessa cosa, io adesso mi aspetto, ho detto ad Alessio, questa cosa andrà male, me ne pentirò, ti insulterò e poi andremo oltre. Perché è successo anche con Grigna, che so che succederà di nuovo. Bene, con Grogna che sei stato un po' sfortunato. Iona è un semplice, è una persona relativamente normale nell'aspetto, apparentemente l'aspetto di Harrison Ford adesso, per via di cose che sono successe, quindi sembra una normale persona tra i... La seconda metà dei vent'anni, i 30, qualcosa di più, deve essere vinto o no, d'altronde il continente Ovest non ti può... Poi non sembra una persona normale. Non puoi sto dire quello. Fatto sta che, rispetto a voi però francamente, vestito come si suppone che si veste una persona che vuole sopravvivere nel deserto dell'Ovest, anche perché qui così ancora qui se non fai il texano cowboy non sei nessuno. Ovviamente. E Iona è cresciuto in questo piccolo insediamento chiamato Terra Rotta, chiamato così come avevo detto per via di quanto arido, per via della forma che il terreno secchissimo ma comunque relativamente solido prendeva. E visto che era un posto relativamente povero, per alleggerire un po' il consumo di risorse e portare un po' di boine e cose al villaggio, praticamente chiunque che raggiungeva l'età adulta faceva una sorta di leva forzata come mercenario, cacciatore di taglie, guardia del corpo, qualsiasi cosa che richiedesse, qualsiasi cosa che fosse un lavoro semplice e diretto e che portasse dei boine da riportare a casa in seguito. Per quelli che tornavano. Se non tornavano, perlomeno ci si era alleggeriti di una bocca da sfamare. Iona, tra tutti, Iona era tipo il quieto menico di una famiglia, e tra tutti ha sempre avuto un'indole troppo tranquilla,
troppo tranquilla per questo genere di cose. Così tranquillo e socievole che diventava semplicemente distratto e assente, il che per una guardia del corpo non è una buona cosa. Ma quando cominciarono a dargli le prime pistole, le prime armi per farlo esercitare, ci si rese conto che Kion era fottutamente bravo a sparare. Quando è sempre stato... Yona non è un manipolatore, non è quello dalla lingua d'argento, no, lui semplicemente se chiacchiera per chiacchierare, e anzi se prova a convincere qualcuno difficilmente ce la fa. Però questo suo rilassamento diventava quasi uno stato zen quando si dava il tiro a segno, e più avanti, quando cominciarono a diventare i bersagli cominciarono a diventare topi, cani selvati, kitty, coyote, equivalenti, e fino all'età adulta persone, Yona era molto bravo. C'erano poche volte in cui commetteva degli errori, e quando lo faceva di solito era solo perché diventava troppo ambizioso nello sparare. Questo gli portò un certo rispetto in più, un modesto rispetto in più dalle persone, finché non divenne un adulto, 14 anni, perché a questo punto non è che vivi tantissimo, è già tanto quello, francamente. E la prima volta che passò una carovana disposta ad assumerlo, lui la seguì e cominciò a fargli la guardia. E anche lì, per questo, si notò che, sì, lui era rilassatissimo, certe volte non sentiva neanche quando gli parlavi, se non ti mettevi a schioccargli le dita, se non te lo chiamavi ripetutamente per il nome. Ma negli istanti in cui le cose si mettevano male, e puramente per sesto senso tendeva ad accorgersene, in un tratto questa totale tranquillità si trasformava in una buona, efficiente forma di perfezionismo. Per questo Yona tende ad apprezzare armi a colpo singolo, e invece tende a disprezzare invece armi a raffica o a nastro, che sembrano troppo brutali e... Bandomi, sai chi è Yona? Yona è quel personaggio che i disegnatori per pigrizia disegnano per tutto il fumetto con la faccia con pochissimi cappello. Lineamenti, con tipo alla One Punch Man, che è un uovo con degli occhi. Poi quando prendi una pistola inizia ad avere tutte... E Brock Brock o il dottor Slump, tipo questa faccia cartunesca semplicissima, e poi estrae la pistola e diventa Tex. Non è goffo erratico come un macinatore, ma elegante comunque. Ok ragazzi, Yona, devi aggiungere qualcos'altro? No, non penso, credo di aver una cosa, sì, il suo lavoro avanzò fino a che durante un lavoro nella cresta orrida, perché poi vogliamo sulla stupida battuta, la cresta arida, eventualmente arrivò qui per compiere un lavoro nell'assistere a un trasporto, e vista l'ostilità della fauna, gli offrirono un armamento. Guarda, Yona, più che te l'hanno offerto, come nel mondo di Endless Legend, è più probabile che tu l'abbia preso da un cadavere di qualcuno che non la sapeva utilizzare altrettanto bene. Il cadavere di qualcuno me l'ha offerto, okay. Non è tanto diverso. era un'altra guardia che me lo ha offerto dalle sue fredde mani morte per colpa della fauna. Ehi, come va? Cosa? Ah, vuoi regalarmi le tue cose? Grazie. Ok ragazzi, concludendo molto velocemente, questa pistola se ne innamorò per la sua potenza ed efficienza, per un singolo efficace colpo e pochi più, e arrivò al punto da vendere tutte le sue altre armi pur di mantenere queste, di comprarsi le munizioni. Quindi è dipendente, probabilmente lui si è unito alla gara sperando che il premio sia in boino, qualcosa che possa rivendere per comprarsi delle altre armi e per mantenere. Ragazzi, di solito con questa pistola che ha Yona, e che dopo vedremo che il buon Chris ha comprato con diversi boin di prezzo. Cioè, vedete che spesso basta un colpo per risolvere le situazioni. Ah, comunque esiste veramente una pistola di questo tipo, e sto mandando il link su... Sì, sì, sì. Ma si vede là.
Si vedrà, si vedrà. Ok, ragazzi, allora io direi di iniziare. Sì, unica cosa è che Yona indossa sempre degli occhiali da sole. La maggior parte delle persone pensa che sia perché così non lo si nota quando chiude gli occhi per sonnecchiare, visto che se ne sta sempre seduto in un angolo. In realtà è per via di una minuscola mutazione che ha, che lo rende più sensibile alla luce. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, vi trovate in, come vi ho detto, in questo marasma di gente che va, gente che viene, meccanici che montano pezzi di ricambio su auto, vedete anche diverse auto che sembra vengano tagliate a metà e fuse in maniera molto raffazzonata, si sente un clangore, c'è polvere che vi dà fastidio alle vie respiratorie, agli occhi, è una gigantesca bolgia infernale. E ci siete voi in un angolino con ogni tanto qualche curioso passa cercando di capire la vostra auto, cercare di capire chi siete voi. Questa è la prima volta che immagino vi avventuriate la Terra Race, come in generale, oppure avete fatto da spettatori altre volte? Magari coso Rusty un paio di volte se l'è vista la Terra Race. Ok, allora Rusty, tu lo conosci abbastanza bene questo ambiente. È il classico ambiente da continente ovest, fin tanto che hai delle belle pistole da mostrare e tutti ti lasciano in pace. Siete nell'angolino e guardate tutto questo marasma. A voi la scena, ragazzi. Wilbur è in un angolino dell'angolino. E ogni volta che qualcuno si avvicina o vede che sta guardando la macchina o qualcuno di loro, Wilbur semplicemente inizia a fissarlo finché non se ne va. Soltanto per dire, tipo, sì, ci sono io qui, tu non scherzi, vuoi lottare, vuoi fare la botte, però in realtà sono soltanto fermo lì a guardare di male. Tipo, nella mia testa continuo a dire, tipo, vuoi fare la botte, vuoi fare la botte, e poi se ne vanno. Sì, esatto, scappa. Lui vorrebbe stringere gli occhi per fare il minaccioso, ma non posso. Credo che sia abbastanza minaccioso con gli occhi spalancati. Wilbur è così povero che non ha le palpebre, mi dispiace. Facciamo vedere un'immagine di Golia per far capire come sono questi giovinotti. Ha solo le lacrime. Doc, stavi dicendo una cosa. Sì, infatti probabilmente sarò in un angolo, se magari anche Rusty sarà d'accordo, a fare un check-up completo del nostro pilota. Un check-up medico. Sarò lì con la pompetta della pressione, controllo dei riflessi in martellata sul ginocchio, la cosa tipica. Tipo, mi dispiace Rusty, ma tu non hai più molto da vivere. Oh mio Dio, quanto tempo mi rimane? E si girano e c'è Doc che ha una granata qui, ha tolto la spoletta. Secondi. È tipo, beh, direi 5 mesi, giorni, 4. Vedi, Rusty, vedi che prende lo stetoscopio e ti sente il battito. Beh, Rusty, complimenti, hai lights. È un buon stetoscopio, se lo capisci da quello. Bisogna capire, Doc non è un aspetto molto rassicurante. Ha un casco metallico, ha un casco da militare in testa, una maschera antigas. Una serie di cinture a tracolla con sopra un paio di molotov e due granate, ma insieme anche una serie di tubi di gomma. Ma perché mi ti sto immaginando? Perché mi ti sto immaginando che parli come il Pyro di Team Fortress? Assolutamente. Ma lui non parla. No, è quella cosa che tipo non si capisce cosa dice ogni personaggio, tipo cosa pensi che sia una buona idea andare da quella parte? Ottima idea, Doc! No, hanno ucciso Topper! Ok. Gli altri... L2, ma certo, funziona anche. Allora, il visitato è Yona. Yona, visto che sono tutti negli angoli, Yona è soltanto tipo... è appoggiato alla macchina, con aria estremamente tranquilla... Occhiali da sole, ha tipo il cappello in testa, il cappello invece di tenerlo in testa se lo tiene, con la mano sinistra, intanto che non è sotto il sole cocente,
e è sempre nel fischietta e se ne sta tranquillo, sembra nel suo piccolo mondo adesso. Neanche Rusty ha comunque un aspetto molto rassicurante, ma lasciando questo, sto guardando il doc mentre misuro la pressione con la solita faccia contratta che mi ritrovo con la gamba destra che mi balla. Doc, forse non l'ha capito, ma fra mezz'ora dobbiamo metterci in macchina e io devo ancora finire di controllarla. Sì. Se magari si può spiegare, se non si controlla la... Se non si controlla la macchina, se non si controlla quello che controlla la macchina, sei parte della macchina, quindi un check-up completo anche a te. Sei una parte del veicolo. Ho capito, se però magari si sbrigasse sarebbe anche meglio. Mentre si sente questa voce acuta, la mano sinistra di Rusty inizia a letteralmente a parlare. Magari si potrebbe anche sbrigare perché avrei tipo da fare, eh? Grazie! Io quanto mi rende nervoso quella cosa. Basti, la tua mano sta buttando alle oritiche 10 anni di studi di medicina. Ragazzi, tiro di ascoltare e osservare.